vuoi, è una puntata davvero specialissima quella di questa settimana e non parleremo come al solito, sviscerando nei dettagli la partita delle fere, ma parleremo di due personaggi che dentro la Ternana sono veramente fondamentali. Abbiamo veramente voluto fare una puntata un po' particolare con... Eccoli qui, ve li presento, Alejandro Gonzalez, benvenuto, Grazie, salve a tutti. Buonasera. e Cesar Falletti. Ciao Cesar. Ciao. Devo dire che noi avevamo invitato anche l'altro uruguaiano, ovvero Felipe Avenatti, perché volevamo fare una puntata, siccome ci seguono in tanti anche dall'Uruguay, da casa loro praticamente, abbiamo notato che ci sono tante visualizzazioni, volevamo fare anche una puntata un po' di famiglia con loro. Invece ha avuto un problema dell'ultimo momento, speriamo insomma di recuperarlo in un secondo tempo. Intanto voglio presentare invece gli amici che con me cercheranno un po' di capire caratteri, curiosità e diciamo così anche velleità di questi due giovanotti che sono stati presentati poc'anzi. Gigi Manini Buonasera. e Tommaso Ferrante. Buonasera. Allora, io comincio con Alejandro Damian Gonzalez Hernández. Ma come si pronuncia veramente tutta sta roba qua? Perché la J non si pronuncia bene in italiano, quindi Spiegami si è bene. Alejandro Alejandro Gonzalez. E tutto il resto, Damian Però quello non Gonzalez. si dice, perché il secondo No? nome, neanche il secondo Come funziona cognome. sta roba No, il qui? primo nome, il primo cognome basta. Però quando Cioè nel dobbiamo documento sì, c'è scritto, ma io sono Alejandro Gonzalez. Alejandro Gonzalez. Sì. Gonzalez o Esatto. Gonzalez? No, Produce il Gonzalez. cognome, no? Come? Pure tu c'hai il cognome, quindi non è che Lo sapete come mi chiamo io, per esempio? Non lo sa quasi nessuno, pure io ho un cognome. È lungo. Io mi chiamo Livia Torre Cavallotti Lo Imbriani. vedi? Eppure Quindi. io ho un sacco di cognomi. Vabbè, vedi che la regia tra. Invece, Cesar Alejandro, pure tu, Falletti dos Santos, giusto? Sei giusto. Intanto a Falletti io gli voglio chiedere subito una cosa, Gigi, indovina un po' che gli voglio Non lo chiedere? so, non lo... Come si mi prendi di pronuncia il tuo sorpresa. cognome? Perché Ah, ecco. l'hanno pronunciato in tutte le maniere possibili e immaginabili. Falletti. Falletti, semplicemente, l'hanno chiamato Fagetti, Eh sì, perché Faglietti. di là in Uruguay si dice Facetti. Ecco. Si dice Sì, Fagetti, sì, sì. però perché sbagliano, perché tu ti chiami Sì. Falletti. Io ho sentito anche No, in realtà, scusa. delle telecronache in cui lo Sì, chiamavano Falletti. cioè, se fosse un cognome spagnolo sarebbe Fagetti, ma Esatto, siccome è sì. un cognome d'origine italiana si legge Falletti. Oh, e Forse. allora ho sempre azzeccato. Allora, prima di iniziare, io vorrei che voi faceste un saluto nella vostra lingua madre, perché devo dire che Alejandro Gonzalez parla un italiano praticamente perfetto, è qui dal 2013, ma sembra veramente sia qui da una vita. Grazie. Però vi vogliamo sentire per una volta fare un saluto magari nella vostra lingua madre, che è lo spagnolo, no? Perché in Come Uruguay no? la Non c'è lingua è... problema. Vai! Buenas tardes a todos. Les mandamos un saludo y que espero que estén siguiendo la transmisión. Bene, e la traduzione la fa Palletti che ha Ma è detto. facile, Sì. dai. Buonasera a tutti e le mandiamo saluti a tutti. E tu invece che cosa vuoi dire in spagnolo? E qua ti giochi tutto, perché abbiamo sempre detto la lingua, la barriera della lingua, e qui in spagnolo ti giochi tutto, Non lo so. No, saluta, non lo so, hai qualcuno che ti guarda in Uruguay, che, a cui magari, che ne so, vuoi mandare un saluto speciale che non vedi da tanto, a cui sei legato? Buenas tardes a todos. Les mando un saludo a mi madre, a mio padre e a tutta la mia famiglia in Uruguay. Oh, salutiamo la famiglia di Cesar. Come si chiamano tua mamma e tuo papà? Elba e Adail. Elba e Adail. Adail. Quanto tempo è che non li vedi? No, adesso 4 mesi, Beh, non è tanto. 5, Sì, da no? gennaio Più o siamo meno. andati. E tu invece? No, anche Lo io. stesso, Quattro mesi che sì. Siete non li andati vedi. per Natale, insomma, io. No, Sì. sto Sono venuti loro. dicendo una cosa che non è. Perché mia mamma e mia sorella sono venuti dopo, a marzo più o Ah, meno. quindi adesso.
Sì. Un po' prima, sì. Tommaso, vogliamo fare una domanda giusto per iniziare, chiaramente un po' sui loro inizi, sui loro esordi, a Leandro e a Cesar? Sì, a Gonzalez si chiede una curiosità. Sei rimasto l'unico calciatore di movimento della Serie B con l'intero minutaggio. Sei sotto diffida perché comunque sia hai... Ci pensi a questo piccolo primato? Ci tieni a raggiungere? Oppure magari... Adesso sì, non ti posso dire una cosa che non è, perché veramente... Cioè, non me l'aspettavo, ma adesso che sono lì, magari lo faccio. Cioè, non è un discorso... che lo devo fare per forza perché non mi cambia niente, ma sarebbe bello alla fine del campionato essere i giocatori con più minuti giocati. Breda lo sa questo, sì? Non lo so. Non è che l'ultima, non è che l'ultima giornata di voleva un quarto d'ora. No, il record è da salvaguardare. Allora, ecco, prima di addentrarci in altri discorsi, abbiamo detto che questi ragazzi sono arrivati tutti e due nel 2013 in Italia. Aleandro Gonzalez giocava nel Peñarol, vero? Esatto. Tra l'altro anche, insomma, ha giocato anche da capitano, insomma, ha avuto anche dei momenti importanti, no? Con la squadra di Montevideo. Sì, tanto tutte le squadre sono di Montevideo. Tanti anni ho giocato lì, no? Ci ho cresciuto a Peñarol, ho fatto l'esordio lì, ho giocato fino alla... Ho avuto un passaggio per Perù, un anno, che è stato bellissimo perché... Era giovanissimo io, ho fatto esperienza all'estero, è stato molto molto bello. Eri giovanissimo perché hai appena compiuto, se non sbaglio, 28 anni qualche sì, giorno fa. Sì, ma sono andato con 19 anni, era tutta un'esperienza nuova. Senti, vogliamo vederti un attimo in un contributo, se Alessio, il nostro regista, ci coadiuva. Ti vogliamo vedere in un contributo di una trasmissione di casa tua. Eri molto giovane, molto disinvolto, devo dire. Eri in un contesto un po' particolare e noi ti vogliamo vedere. Ecco, ci racconti qualcosa di questo. Tra l'altro, telefono da studio, quindi vi chiamavano addirittura? Sì. Quello è un programma che si fa la mattina in Uruguay. Quanto è bello, mamma mia. Molto famoso quel programma lì. Cioè, come si intitola questo programma? Come era che si chiamava questo? Omar Gutierrez? Buen Día Uruguay? No, non mi ricordo. Vabbè, comunque il programma della mattina. Programma della mattina, sì. Di solito in Uruguay ci stanno 3-4 canali, no? Mm-hmm. Tipo aperto. Tutte e quattro hanno un programma la mattina che parlano un po' di giornale, di quello che succede. La Tisana! Prima si è presentato con un tisanone incredibile. Quello era dopo la finale della Coppa Libertadores 2011, mi sembra. Eri il capitano nella finale della Coppa Libertadores? No, ci stava Dario Rodriguez, uno che ha giocato in nazionale. Però la gente lì era matta. Era andata in delirio proprio per questa perché fine. Avevano passato 25 anni perché Peñarol arrivava a una finale di Coppa Libertadores, quindi era quindi molto importante. Grande traguardo. Qui è il 2011, giusto? Sì, 2011. E qui ti avevano invitato proprio perché eri uno dei giocatori per parlare, perché a parte quel momento lì io partecipavo alla Teleton, una fondazione per l'aiuto ai bambini. Cioè, la gente voleva vederti in tutte le maniere. Esatto. Lì avevo fatto una campagna per l'inverno, per portare alla gente che non aveva magari qualcosina per l'inverno. Quindi eri anche impegnato, insomma, con... Sì, socialmente, in quel momento lì sì, perché per la non so come si dice in italiano, ma dicelo in spagnolo. Popolarità. Popolarità era alta e serveva per fare qualcosa di bene. Quindi... Ma quei due personaggi buffi invece come si chiamano? Il conduttore e l'altro. Il conduttore signore è molto famoso. Sì? Omar Gutierrez. Ma più di me è famoso? Più famoso di me? Sì. Però è più bella Livia, rispetto a questi due. Insomma. Grazie. Che qual è quello più famoso dei due? Il signore? A destra, più... il signore, sì. Quello sì, più, insomma, sì, quello sì, più grande, diciamo, sì, così. Voglio capire un attimo a sto punto da Cesar. Ma tu lo conoscevi,
González quando stavi in Uruguay, oppure l'hai conosciuto soltanto qui in Italia? Che tu hai detto, sai, all'epoca c'era una grande popolarità, quindi... No, lo conoscevo di giocatore. Come giocatore? Come giocatore, abbiamo giocato contro sempre e dopo... E com'era conoscerlo... quando ci giocavi contro? Era bravo. Era bravo? Sì, era bravo, giocava in un'altra posizione. Sì. È corretto come difensore o destro? Eh? È un picchiatore o è corretto? No, tutte e due. Ti ha marcato lui quando c'è sì, giocato? Sì, no, ha toccato giocare sulla però, fascia. Però sempre in Italia sembra molto corretto, eh? Adesso non è di quei difensori che picchia. Però dice, si fa rispettare. Però in Uruguay era diverso. Ah sì? È diverso in Uruguay? Cioè, sì, si picchia di più? Beh, Maresca non ci sta, insomma, né Kiffi questi. Gli giocava in una squadra importante dove... Fai come ti pare. Dove no, la cattiveria e... Cioè gliela perdona, non era, è come la perdona, come protesti che buttano fuori, insomma. Sì. C'è una squadra però grande. Abbiamo giocato solo contro, adesso ho finito di conoscerlo qui in Italia. Cioè praticamente con Peñarol lui fa come voleva, che è come la Juve delle... Giusto, è così. C'è questa cosa, che le squadre di una certa importanza si possono permettere quello che la Ternana non si potrà permettere mai, mi pare aver capito. Questo anno penso che abbiamo visto già delle cose strane. Diciamo che Mazzoni ce l'ha fatto intuire, ecco, anche no, nel suo sfogo. Meno male. Tommy, prima di passare a vedere qualcosina di filmati e anche di Falletti, vuoi toglierti qualche curiosità? Sì, sempre Alejandro González. C'è mai stata la possibilità di avvicinarti alla nazionale maggiore? Ecco, perché anche tu sei stato nazionale under 20. Sì, ho fatto tutte le giovanile, come si può dire così. Ho giocato due mondiali, con la nazionale, ma... La nazionale è la più importante, no? Come mai? Non sono mai stato. Secondo te? Questo allenatore è un allenatore che secondo me ha fatto delle cose migliori negli ultimi 50 anni in Uruguay, quindi non si può dire niente. Cioè, c'è anche la coppia centrale che non è... Però almeno potessi fare la riserva lì. Adesso no, perché ci stanno altri giocatori. Per esempio, come si chiama questo che giocava al Napoli? Britos. Lui giocava al Napoli. Ha fatto, non so, 3-4 anni di Serie A, giocato tante cose e non è stato mai chiesto per questa nazionale. Beh, ma l'Uruguay c'è un'ottima nazionale, quindi non è che giochi in Serie B, non è facile in Serie B. Non è facile. Oh, io a questo punto abbiamo parlato del Peñarol e di Alejandro González. Vediamo un attimo dove giocava Cesar Falletti. Giocava nel Cerro, così si pronuncia, giusto? Giusto. Un'altra squadra di Montevideo. E c'è anche un derby acceso, mi sembra, con un'altra squadra, vero? Lì del posto. Sì, Rampla. Ecco, il Rampla, Però quando giocavo io lì in Cerro era in Serie B. Ah, quindi non giocavate contro. Oh, vogliamo vedere un attimo qualcosina di Falletti, perché lui era un mito. Il derby è colori, la maglia è i colori della Ternana, uguale. La maglia? Di Rampla. Sì? È come la Ternana. È rosso-verde. Porca miseria. Una delle poche squadre al mondo che c'ha la maglia rosso-verde. Guarda un po', qui. Questo era, facevi dei bei gol anche lì, Qui è stato l'ultimo amichevole che avevamo fatto con Serra. E poi sei venuto prima in Italia? Di venire qua, sì. Ah, quindi questa è stata l'ultima partita che hai fatto là, con loro? Sì. Mamma mia, lì chi era? L'arbitro che... diciamo che anche lì facevi degli eurogol, come cioè abituato a vedere... Sì, lì era un po' diverso perché lì io facevo... Che facevi? In campo quello che volevi. In che senso? Tatticamente? Che sarebbe la cosa migliore? Tatticamente non si lavora tanto in Uruguay. Noi non lavoriamo tanto la tattica. Io non lo so se questo lo posso domandare, perché noi non ci mettiamo d'accordo mai. Chi è che ti ha scoperto, che ti ha portato qua da noi? Chi ti ha visto, lì in Uruguay? Oppure sei stato consigliato a qualcuno? Sì, no. O è stato... qualcuno è venuto e ti ha visto proprio? Mio procuratore è stato il primo. Dopo che è andato a vedere la partita è stato Cozzella. Che
quindi così, direttamente. Sì, sì. Ma lì da voi, quindi in Uruguay è venuto. Sì, però abbiamo giocato fuori una partita che non era importante, perché era una squadra non importante, non riconosciuta in Uruguay. E lui è andato a vedere questa partita. Io non lo sapevo che c'era. Sì. Quindi tu eri tranquillo, non sapevi che dietro le quinte c'era il direttore sportivo della Ternana. Non la conoscevi la Ternana? Ecco. No. Tanto per capire, quindi lui lì ti ha scelto e ti ha portato questa qua. Questa è una bella domanda, invece. Approfondire. Sì. No? Lui aveva andato a guardare un altro giocatore. Ecco. Questo è uno scoop. Sì. Quindi ti ha visto e ti ha scelto. Sì. Cozzella era venuto a vedere un altro giocatore? Sì, per fortuna ho fatto bene questa partita. Perché gli abbiamo detto tutti i colori a Cozzella, però che t'aveva visto in videocassetta a te e a Felipe. No, ma non solo, gli abbiamo detto tutti i colori, invece hai visto e poi alla fine insomma è un ragazzo che alla fine insomma magari c'ha avuto qualche incertezza, però adesso è un protagonista della Serie B. Aspetta che a proposito di incertezze, tu lo sai che significa pista mintuccia in Ternano? No. Fammi sentire Aleandro, tu sai che cosa è un pista mintuccia in Ternano? No, non lo so. Adesso lo voglio chiedere a un altro signore, chi è il pista mintuccia? Un certo Gigi? Io non l'ho detto mai. Ma un sacco di gente invece. Beh, hai detto che gli ridava un po'. È un elogio. Che cos'è il pista mintuccia? Spieghiamolo a sti due ragazzi. È un fuoriclasse che dribbla tutti. Che bugiardo! Allora, Tommaso, chi è il pista mintuccia in Ternano? Io lo definirei un giocatore un po' fine a se stesso. Uno che tecnicamente è valido. Tecnicamente è valido, sì. Allora, no, devi sapere. Precisamente uno che dribbla e sta sempre lì. Questo è il pista mintuccia. Allora, siccome tu quando sei arrivato in Italia ce l'avevi un po' di queste caratteristiche, no? Non so se tu hai visto qualcosa. Che lui dribblava, poi non tirava molto spesso. Gli mancava il tiro, vero? Allora, qualche signore qua, a Terni, ti definiva il classico pista mintuccia, che dribbla, ma non conclude. Adesso che cosa gli vuoi dire a chi ti dava del pista mintuccia? 9 gol e tutti belli come... No, non posso dire niente. Eh? È un'opinione di lui, basta. Non posso dire niente. Ha sbagliato. Chi è l'unica che diceva che tu eri un grande giocatore? No, ma se lui... La zia Livia! Ma una volta c'è due anni. Così non posso dirlo niente. Senti, vediamo un po'. Madonna, che gol! Comunque no, questo era quello... Aspetta, questo era quello col Como, sì, ragazzi. Sì. Tommaso, sì. È stato il gol numero 1000 della Ternana, è stato uno spettacolo pazzesco. Volevo chiedere a Cesar, chi chiedevo prima, se conosceva, non conoscevi la Ternana quando c'è stato... No. Serie B. E cosa ti ha convinto per venire in Italia? C'è stata qualche motivazione particolare oppure... No, perché me l'hanno detto un giorno prima di partire. Cioè, proprio detto, così? Sì, mi hanno detto... devi viaggiare a Italia e... Non mi hanno detto neanche la squadra mi hanno detto in aeroporto. Senti, ma tu Felipe Avenatti lo conoscevi? No, sempre come lui, come giocatore. Da giocatore, sì. Perché hanno detto grandi amici. Cioè, invece, diciamo la verità, vi siete conosciuti sull'aereo. Sì. No, non sapevo quanto andavano. Con Avenatti, sì. Abbiamo conosciuto sull'aereo. E quando siete arrivati a Terni, tutti e due che avete detto? Ma dove sono finito? No. Una città carina, sì, piccola. Senti, intanto a proposito di invece di come eri, cioè abbiamo un contributo di un'intervistina di Cesar, poi riprendiamo il discorso con Aleandro. No. Perché è oddio, guarda come si copre. Tra l'altro, l'Atletico Sero c'ha una sigletta carissima. No. Eccolo qua con l'Atletico Sero. Guarda che cappellino, mamma mia. Che era qui? Ti ricordi questa intervista, questa nota? Sì, dopo la partita contro Juventus. Abbiamo... Con la Uruguay. Juventus? Sì, Juventus. Di là si dice Juventus. Quanti gol avevi fatto? Uno. Sì, abbiamo vinto 2-0. Bravo. Penso, no? Non mi ricordo, non lo so. Beh, vabbè, dice... Però penso di sì. Insomma, eri uno che segnava parecchio. E in Uruguay non tanto. Non tanto? No, ho fatto 5 gol in 2 campionati.
Ah, neanche vero. Io lo dicevo, da Merida a Cozzella, che noi l'abbiamo criticato tanto, ma l'ha visto lui personalmente, l'ha scelto lui, magari non era andato neanche per prendere lui. Poi dopo noi l'abbiamo detto, ma lo sai che ci segue da casa, quante volte l'abbiamo criticato, però questa è una scelta che la Ternana, se ben gestita, potrebbe anche fruttare questo ragazzo, perché insomma attualmente, da quello che mi dicono gli osservatori più attenti, è uno dei giocatori più seguiti della questo Serie B. Questo invece era il gol col Vicenza, se non sbaglio, anche lì una finta pazzesca, ha ubriacato tutti. Qual è il gol più bello che hai fatto, Cesar? Più bello per me è stato contro Perugia. Vediamo quello contro il Perù. Hai detto una cosa. No, perché è stato non più bello di vedere, sino per l'importanza della partita. Ecco. L'importante che era per me questo. Mamma mia, qui vabbè, la sostituzione, sei entrato in campo e qui praticamente hai fatto quello che ti è parso, è piaciuto, è finita lì dove doveva finire. Guarda, ti farei un applauso, grandioso. Forse Avenatti l'aveva presa prima che entrasse. Ma di che? Ma per carità, ma no. No. Non lo so. Ma no. No, io non l'ho visto, quando è entrata la palla non ho visto più niente. No. Allora, Tommaso, torniamo un attimo a Alejandro González. Sì. È una delle sorprese più... sorprese non nel senso... No, giustamente Gigi dice che sorpresa, questo è un giocatore di grande livello. Però io, un difensore così continuo, con un rendimento così elevato, e tra l'altro tu che vai agli allenamenti mi raccontate insomma che è uno che guida la difesa, che si fa sentire, insomma è veramente un leader. Io ero tanti anni che non lo vedevo un leader così dietro. Sì. E quanto mi piacerebbe che rimanesse qua, bocca mia tazza di statizzita. Cosa può dire, dice, no? No, è vero, cioè, è una giustissima osservazione, anche perché comunque riesce a abbinare anche eleganza, nel senso nelle chiusure, è veloce e soprattutto è anche corretto, comunque i soli quattro cartellini gialli lo testimoniano, quindi da questo punto di vista è uno dei giocatori più continui della Serie B. Sai che sei il secondo giocatore della Serie B per palle recuperate dietro Cleiton dos Santos? Sì, sai che quello, quando siamo andati in vacanza, quella settimana a gennaio, ho letto, non mi ricordo chi me l'ha fatto vedere, e quello sì, è una cosa importante. Sì, è importante. Perché i numeri sono fatti, no? È un fatto. Quello è importante. E sei anche per, diciamo, per statistiche... Sei il terzo giocatore della Serie B con la media voto più alta. Ah, quello non lo sapevo. Dietro, eh? Ce ne sono, aspetta, sempre Cleiton dos Santos dovrebbe essere il primo, e ce n'è un altro giocatore, un altro centrale, però non mi viene il nome. Comunque sei il terzo, sicuramente sei il terzo. Cesare invece per centrocampo il quarto, per media statistica. Ci possiamo accontentare? Che dite? Sì. Ma io direi che è più di una sorpresa, che nelle prime partite tutti dicevamo questo è un giocatore della Serie A e... Perché è venuto a Terni, no? No, poi soprattutto si vedeva meno. Poi dopo, con l'andare delle partite, si è capito perché è un giocatore che proviene in Serie B e non c'entra niente. Però si è capito andando un po' avanti. Nel senso che meriti la Serie A, questo vuol dire. No, non capite mai, perché sennò mi giocano. Certo, però io parlo un po', no? È un giocatore da Serie A, sì. Questo vuol dire, sì, no? Come costanza di rendimento, come sicurezza, come affidamento che dà in difesa, probabilmente uno dei migliori difensori della categoria. Però il calcio è così. Ma come hai accettato la Serie B? Uno non sa mai dove va a finire, perché un episodio ti può cambiare la carriera. Certo. Mi ricordo prima di venire alla Ternana, si aveva parlato di andare in Inghilterra, si aveva parlato di andare prima di tutto a Pescara, Spezia. Cagliari. Cagliari, poi ci sei andato anche. Sì, si è parlato un po' di tutto, ma non era niente, era concreto. E io lo unico che volevo era giocare. Com'è nata la trattativa tra la Ternana e il Verona? Perché per quanto ci riguarda noi, di rumors di mercato è stata un po' istantanea. Cioè, non eri, tra virgolette, inserito nelle possibili operazioni di mercato della sessione di mercato estivo? No. Io pure mi sono trovato in una situazione un po'
era la prima volta che stavo in una situazione così. Perché il primo anno quando sono arrivato in Italia era tutto, cioè, era una grande squadra che aveva preso un giocatore, aveva speso tanto. Io venivo da un periodo spettacolare in Peñarol, era capitano. E dopo è successo un po' di episodi che mi hanno fatto, non lo so, un po' la fiducia, un po' tutto quello che ti fa giocatore. Era un po' caduta. Era urgente trovare una squadra, trovare un allenatore, un gruppo che per giocare ti riportassero, esatto, insomma, quella fiducia, esatto, interiore, sì, che poi ti fa rendere al massimo. Tutte le partite, non è saltato un minuto, quindi meglio di così. Oh, io intanto stiamo vedendo delle immagini che si riferiscono alla tua presentazione quando sei arrivato proprio, sì, a Verona, no? Quella che è. Ti posso dire che sembravi una pop star inglese? Con... è vero? Ce l'ha un po' La ragazza chi è? La ragazza, ecco, Gigi Mani dice chi è la ragazza? Era la traduttrice, bella, sì, ragazza, no, vero? Lei era la segretaria di Soliano, che era il direttore sportivo, e faceva di... la traduzione. Perché tu non parlavi proprio l'italiano. No. Stiamo parlando di giugno 2013, se non sbaglio, vero? Quando sei arrivato al Verona. Mamma mia, il caldo, sì, faccia a Verona. 40 gradi. 40 gradi? A Verona, sì, ricordo, era devastante. È più caldo che a Montevideo, che è, sì, in alto, insomma, no? Sì, 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 sì. E quindi lì hai detto, no, me ne rivalo. Un caldo bestiale, via, via. No, io ti devo raccontare una cosa che non l'ho raccontato mai a nessuno. Io ero in vacanza, quando mi hanno chiamato, mi hanno detto, è fatta, una squadra d'Italia ti ha comprato. Ok, benissimo, una felicità incredibile, no? Arrivo in tempo. Vai a Verona. E io fino a che sono arrivato lì pensavo che era il Chievo Verona. Ah, non l'Hellas Verona. No. Cioè, hai sbagliato proprio. Perché l'Hellas, era una... cioè, stava giocando in Serie B, Serie C, Serie B. No, in Uruguay non era una squadra conosciuta. E quindi uno dicevano di andare a Verona, pensavo che stavo andando... col Chievo. Col Chievo. Ma no, dopo, ovviamente, due giorni prima... però è stata una settimana che pensavo che... ma ci sei rimasto male, quindi? No, no, perché dopo ho visto la realtà, cioè, il Verona è una squadra molto più importante. È una tradizione, insomma, importante, no? Ha vinto anche un campionato il Verona, Chievo c'ha 2.000 tifosi allo stadio, questi ce l'hanno 30.000. E quindi quando sei arrivato lì, qualche giorno prima hai trovato questa sorpresa. Poi a Verona, insomma, come ti sei trovato? È stata una stagione un po' così? Un po' difficile, perché è un cambio per noi, parlo anche per Cesar, sono sicuro che lui pensa lo stesso. Un cambio per noi è un cambio importantissimo, è un cambio, cioè, di una vita all'altra totalmente. Dalla maniera di mangiare, la lingua, il professionismo all'ora di allenarsi. Io la prima settimana dico, cioè, io qua devo vivere solo per il calcio. Io in Uruguay andavo all'università alla sera. Cioè, ah sì? Qua, quando sono arrivato lì era impossibile, c'era tutto il giorno pensando al calcio. Al calcio. C'è una pressione completamente diversa. E ti pagano per quello, no? Certo. Però è diverso, uno si deve abituare a questo. Quindi il primo anno è normale, dici tu, con gli uruguayani? Sì, 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 secondo me. Io la prima partita che ho fatto lì è stata contro di questo ci sia di lezione. Poi l'università è finita, come la prima partita è stata con la Juventus. Con la Juventus, pensate. Vero, è vero, hai esordito proprio con la Quanta Juventus. Quanta gente allo stadio? Minchia, era piena. Che effetto ti ha fatto? No, io giocavo già con tantissima gente, ma cioè, uno guarda il calcio italiano dalla TV da quando è piccolo, no? Stare lì, giocare contro Tevez, tutta Pirlo, no, non mi ricordo, Pogba, tutta quella gente, era stato bellissimo. Che non ha funzionato a Verona? Penso, non il rapporto, niente di che, perché io mi sono comportato uguale che la Ternana, che a Cagliari, è stato diverso. Secondo me, quella fiducia, che lì non ci stava. Cioè, tu dici, non hai sentito su di te quella fiducia? No, perché giocavo una partita,
Ogni tanto? Facevo una partita bene, dopo andavo in tribuna. Dopo facevo 5 partite bene, dopo andavo in tribuna. Mi hanno un po' criticato perché ho messo, mi sembra, qualche fallo da rigore, però quello è una cosa che tira l'acqua. Quello cioè non è per come una scusa, non è che lo che è successo, ma è tutto collegato. Se tu entri in campo e non hai la fiducia, è normale che giochi contro il Milan con 70.000 persone in campo e fai un errore, è normale. Vedete, questa è una cosa importante, infatti io, no, Tommaso, quando noi mille volte abbiamo detto anche 2 anni fa, l'anno scorso, parlando anche di sé, io vorrei parlare anche di Felipe, ma non è qui, quindi non lo faccio, perché mi avrebbe veramente fatto tanto piacere che fosse qui. A volte noi pensiamo che il giocatore sia solo tecnica. Invece no. Qui, proprio da questa, in questa sede, noi spesso e volentieri, e io mi sono spesa tanto anche su Cesar l'anno scorso, per dire che poi la fiducia è tantissimo. Certo. Per esempio, l'anno scorso, Tommaso, dopo quel gol che abbiamo visto col derby, no? Parlando di Cesar adesso, io avrei, secondo me lui era in un momento in cui sentiva la fiducia in quel momento specifico, e quest'anno secondo me, oltre al fatto che è cresciuto tecnicamente Cesar, c'è anche questo discorso della fiducia, dell'affetto della gente, che all'inizio non c'era, parliamoci chiaro, perché c'era un po' di diffidenza, no? Quando sono arrivati sia Falletti che Avenatti c'è stato, mi ricordo i primi allenamenti, c'era tantissima gente che era venuta. Eh beh, certo, perché anche Avenatti aveva fatto il gol, c'era molta curiosità in entrambi. È vero, molto spesso probabilmente ci dimentichiamo gli aspetti prettamente umani della persona che comunque sia, risultano comunque sia, soprattutto di ragazzi più che di, perché comunque si parla di ragazzi giovani. Cesar ha adesso 23 anni, 23 voglio anni, dire, sì. Quando è arrivato ce n'avevi 21. Sì, 20. 20, 20, 20. 20, 20, 20. Poi tornando a quel gol di Perugia, probabilmente poteva essere un trampolino. Certo, lì è sbagliato adesso. Un trampolino in fiducia, un aumento di fiducia che probabilmente gli avrebbe consentito di... Di tessere, non ha colto il momento. Probabilmente sì. Ma volevo dire una cosa sulla... Vero Cesar? Noi facciamo rispondere. Sì. Vero Cesar, è un pochino... No? Sì, mancato. Dopo questa partita io ho detto, adesso prendo fiducia dal mister e comincia a giocare con più continuità, invece non è stato così. Ci sei rimasto un po' male? Sì, ho rimasto un po' male perché dopo questa partita ho stato 3-4 partite in tribuna. Ho rimasto un po' male. Dispiaciuto? Sì. Non sai, dicevo, perché conta la fiducia, poi loro sai, solamente sono... Ma non è tanto il discorso psicologico, è il discorso che se tu c'hai la fiducia dell'allenatore ti puoi permettere di fare la giocata rischiosa perché sai che non è che se sbagli una palla ti mette fuori. Tu c'hai la fiducia, diciamo, tu giochi e allora ti permetti di giocare con una tranquillità che ti fa giocare meglio. Se invece giochi con la pressione dell'allenatore che al primo errore ti mette fuori, sia un difensore che un attaccante. Io quando giocavo da titolare al primo minuto sentivo questo. Capito? Che se tu non potevo sbagliare niente. Era così. Io allora sbagliavo, dopo fare cose facili. Non giocavo. Cioè quando sbagliavi sentivi sì, un po'. Sì. Ti ritraevi? Sì, entravo con un po' di paura in campo. Sì, pure a me mi succedeva. Anche a quello. Te? Sì, il primo anno a Verona. Sbagliavo un passaggio. Questo a Verona? Morte. Sì, a volte questa cosa. Il difensore che non sente la fiducia del pubblico rumoreggia, fa sempre il passaggio facile, c'ha sempre la palla mai sicura, perché comunque ha paura di sbagliare. Se invece stai tranquillo, e quando il disimpegno viene bene, e quando esci fuori per palla testa alta, e la fiducia è fondamentale, perché se un allenatore ce l'ha che la prima errore ti mette fuori, devi essere Beckenbauer per giocare. Però devo dire che per esempio Aleandro c'ha una dote eccezionale, l'abbiamo definita proprio, mi sembra, qualche settimana fa anche con Gianni Giardinieri, che saluto, la garra, no? Che cos'è la garra? No, per noi è la maniera di vivere il calcio, non so come definirla perché non significa niente, garra. Noi siamo cresciuti nel calcio in Uruguay con questo, che vuol dire... Ti mangio il cuore. Te mangio il cuore. La grinta, vai. La grinta, sì, la cattiveria. La maniera di andare avanti, magari per tanta gente in Uruguay, per uscire, per avere una salita digna nella vita.
Quindi ci sta quella possibilità e te la devi... In questo modo l'Uruguay ha vinto due mondiali, no? Anche contro, perché il Brasile era nettamente superiore, però con la garra ha vinto. È così. Ce l'ha la garra secondo te, Falletti? Sì, che la ce l'ha. Tantissimo. Ce l'ha? Sì. Tantissimo. Da che si capisce? Ma... No, no, si capisce. Lo faccio dire a te. Per la fame... Io sono la zia, capito? Per la fame che ha lui. Io l'ho visto il primo giorno che l'ho conosciuto. Aveva tantissima voglia di crescere come giocatore. C'ha proprio la garra. Che non devi dare un calcio a uno per avere la garra. Ce l'hai la garra? Tu? Ce la metto tutta. Ce la mette tutta? Dopo E se non ce l'hai tu la garra? Si vede in campo. Senti, che stavi dicendo? No, dico, Venetti ce l'ha, ma buona domanda, divario, non fa niente, no? Certo, no, dicevo, Falletti, dico, bisogna che impari a tuffarti in aria, perché ogni volta che ti tuffi in aria prendi la simulazione, è possibile che, a parte che gli altri ce l'hanno con noi, però bisogna che ti tuffi in un'altra maniera. Ma se faceva parte della Juventus, probabilmente, prendeva sempre come diceva questo, Gonzalez, glielo davano questo rigore, sì, vero? Questo sì, non solo, però, non solo in aria. Però secondo me non sei un bravo simulatore. Questa è... pesante, eh? Cioè, sì. Questo ti sta dicendo, devi imparare pure a simulare. Certo. Che gli vogliamo dire a uno che dà questi consigli? No, però è una cosa, è certo, perché quello che sa buttarsi magari prende qualche fallo in più. Sì, 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 sì. Tommaso, sì. Tu che dici? No, spesso capita che a Cesar, cioè, viene massacrato, maltrattato. Oh, era quello che volevo dire. Dagli avversari. Sentivamo l'intervista di Mazzoni che specificava il fatto che è anche il vostro allenatore che vi dice di non protestare, ma in quelle circostanze, cioè quando... Come si fa a rimanere, non impassibili, ci mancherebbe, però comunque sia a trattenere magari quello che si dovrebbe dire, perché oggettivamente... Ci sono state, faccio l'esempio del derby, i primi 15 minuti hai subito 5 falli consecutivi, cioè c'erano almeno 4 ammonizioni, non ha fischiato neanche una. Sì, noi non possiamo fare niente, questo è quello che non capiamo noi, che l'arbitro fischia e noi andiamo subito all'arbitro, però ti passa questo momento che quando non fischia l'arbitro ti passa tanta cosa per dirgli all'arbitro, ti dà questa impotenza di ammazzarlo. Quello... E senti impotente. Esatto. Sì. Che vorresti dirgli, ma guarda che puoi fare? Niente. Magari protesti, prendi pure l'ammonizione, però in generale, insomma, perché secondo te quarto d'ora il Perugia ha fatto 4 falli clamorosi sul giocatore più temuto e non ha ammonito? Secondo te perché? Tu che stai in campo, perché? Che magari il nostro invece al primo fallo ha preso l'ammonizione, tu che impressione hai avuto in campo? Non lo so, non so che dirti, perché non lo so che... Io lo capisco. Perché non fiscano? Non lo so come rispondete a questa. Non rispondiamo. Non li facciamo rispondere, perché tanto, insomma, un'idea più o meno ognuno di noi se la può essere fatta, più o meno variegata da questo punto di vista. Io vorrei, a proposito di Cesar, far sentire una cosa che ha detto l'allenatore del Crotone, che quest'anno è indubbiamente, no, l'allenatore dell'anno, perché insomma Crotone... Anche il direttore sportivo ha detto qualcosa, mi pare? Vabbè. No, non mi pare. Sì, forse sì, però noi abbiamo selezionato una cosa detta da Juric, perché già nel prepartita parlava di te, eccetera. Questo che è l'allenatore, insomma, il momento che ha condotto questa squadra, vedremo, ma insomma, molto vicina, diciamo così, alla promozione, ha parlato di Cesar Falletti. Che ha detto?